soprattutto l'amico presente Nino Vinci, coadiuvante in questo, il cranio di Uomo Rhodesiensis, che può essere considerato un precursore dell'Homo sapiens attuale, un Homo sapiens antico, vedete ancora c'ha le arcate sopraccigliari molto evidente, un volume cranico ormai prossimo a quello delle popolazioni attuali, 1250 centimetri cubi e via di seguito. Ma oggi non ci occuperemo di paleoantropologia, bensì della letteratura scientifica. Vediamo qui dei libri, ecco, Guide critique de l'évolution de Guillaume Lecointre, grande sistematico, è vero? Poi abbiamo Le Monde Darwinien, in cui si parla praticamente di tutti i mondi che ha aperto la scienza darwiniana nei confronti dell'umanità. E poi vi presenterò due altri libri molto importanti, Dal DNA alla diversità. Questo libro rende conto di come avviene la macroevoluzione, cioè di come agiscono i geni Hox. E vi presento anche un libro edito recentemente dell'autore Vittoria Liguo, grande entomologo, magistrato in pensione, con le Otteri Tenebrioni di Sicilia. Noi oggi vogliamo parlare della letteratura scientifica, della mediatizzazione delle masse. E le masse non si rendono conto della differenza sostanziale che passa tra informazione e pubblicità. Le masse senz'altro sono vittima della pubblicità, ma sono prive di informazione. Questa asimmetria dell'informazione fa sì che il discorso informativo non possa essere equamente distribuito e equamente ripartito nelle masse, perché la pubblicità attraverso i giornali, attraverso la televisione, attraverso diversi canali pubblicitari fa sì che il cervello umano venga totalmente travolto e non sia più in grado di riflettere. Infatti noi oggi, e soprattutto noi che siamo stati docenti, possiamo e abbiamo notato la differenza nel grado di attenzione dei ragazzi di scuola, e cominciando dalla scuola elementare alla scuola media per arrivare alle scuole superiori e forse anche, perché no, anche all'università. Noi notiamo che i ragazzi di oggi non hanno un livello di attenzione superiore a 5 minuti. Dopo 5 minuti già per loro il discorso diventa pesante, il discorso diventa noioso e loro non seguono più. Ecco, se noi ci ricordiamo ai nostri tempi invece, noi eravamo in grado di seguire ragionamenti ferruginosi per ore e ore. Chissà, può darsi perché la pubblicità non era talmente ossessiva, forse perché Berlusconi ancora era in itinere, si andava formando, probabilmente la società della disinformazione era una società ancora vergine, ancora, diciamo così, passiva, ancora non plasmata dal punto di vista intellettuale dal mercantilismo della società contemporanea, che odia la cultura e che invece porta alle stelle il mercante. Chi è il mercante? Ecco, tutto quello. Il mercante è colui il quale compra a basso prezzo e vende ad alto prezzo. Il mercante, assieme alle banche, voi sapete, cari amici, assieme alle banche, assieme alle multinazionali, costituisce il vero nemico dell'umanità. E la classe politica sono praticamente quegli individui spregevoli che sono al servizio del mercantilismo nella società. Comunque lasciamo perdere. Importante è che, diciamo, l'ascoltatore possa aver chiaro la grande differenza che passa tra pubblicità e informazione, tra verità fattuale e valori. Cosa sono le verità fattuali? Quest'osso è una verità fattuale, ma soprattutto l'interpretazione filogenetica di quest'osso, l'interpretazione filogenetica di questo cranio, queste sono verità fattuali, cioè attraverso l'analisi dello stato dei caratteri noi possiamo arrivare non alla genealogia, bensì al possibile antenato comune tra
diciamo, gli antenati dell'uomo e l'uomo odierno. Cioè, ovviamente resta sempre chiaro che gli antenati dell'uomo non sono definibili genealogicamente, bensì filogeneticamente. Continuiamo con la denaturazione delle idee pericolose. Quali sono le idee pericolose? Le idee pericolose sono senz'altro le idee scientifiche, la fisica quantistica, la concezione evoluzionistica in biologia, la tettonica Zolle, è vero, il concetto di campo quantistico, per ritornare alla fisica quantistica. Queste sono idee pericolose, idee che il mercantilismo operante nella società della disinformazione combatte con tutte le sue forze, tant'è che tutti sapete, e mi insegnate, che nelle scuole abbiamo 10 ore, 12 ore, 14 ore, 16 ore di Divina Commedia, di Promessi Sposi, di storia interpretata distortamente, e pochissime ore invece formative di scienze, di matematica, di geografia. La geografia è stata totalmente abolita dalla scuola italiana. Perché è stata abolita? Per fare capire alla gente che meglio dell'Italia non ce n'è. Invece l'Italia è il concime del mondo. Ma è il concime del mondo perché? Perché in Italia abbiamo un sistema di disinformazione di massa, l'informazione è monopolizzata da pochissime persone, direi quasi da una persona sola. Ma andiamo avanti! Le grandi idee della scienza, le grandi idee della scienza dovrebbero essere universali, e sono universali. Però, cari amici, io sono arrivato a scoprire, attraverso lo studio di questi testi francesi, abbiamo Le Monde Darwinien, Guide Critique de l'Evolution. Sono arrivato a scoprire che in Italia si arriva a falsificare perfino la scienza. La scienza che ci propinano anche dall'università è una scienza fasulla. Tant'è che i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri giovani, quando vanno all'estero a fare dei corsi di specializzazione o a fare dei master, eccetera, eccetera, devono ricominciare tutto da zero, perché scoprono che la disinformazione di massa operata dai mercanti e dai politicanti, loro là che, arrivano a denaturare anche la scienza. Recentemente è uscita una monografia in DVD edita dall'Espresso, e fatta da Boncinelli, un grande genetista italiano, il quale, parlando dell'evoluzione delle specie, si declarava in termini di antenati e discendenti. Ma questo approccio alla scienza è totalmente errato, in quanto noi non possiamo determinare gli antenati se non c'è un albero genealogico. E ovviamente non c'è un albero genealogico per l'Homo rhodesiensis. Quello che sappiamo, guardate, vediamo, come mi somiglia, ma come somiglierà soprattutto ai mercanti, quando la società si accorgerà che è stata presa in giro, che è stata rapinata da questi lazzaroni, e li metterà alla gogna e diventeranno come questi, morti, e noi avremo la nostra libertà. E allora, quando si arriverà ad una società in cui la gente, in cui le persone si accorgeranno di essere state sfruttate, di essere state monopolizzate, allora in quel momento sarà la fine per il vecchio mondo e l'inizio di un nuovo mondo, un nuovo radiante, un mondo radiante, un mondo in cui l'informazione ha la supremazia, avrà la supremazia sulla pubblicità. Ora concludo salutando gli amici e facendo notare quest'osso, un osso di cavallo trovato alla Cava Grande di Salemi, ecco, vicino una montagna nel territorio di Salemi. Studiando l'anatomia di quest'osso, noi siamo informati sull'anatomia e sull'osteologia. Seguendo la signorina alla televisione su Canale 5, che con le unghie smaltate ci dice bevi questa bevanda che è buona, che è alla moda e così via di seguito, noi siamo alle prese, noi siamo catturati dalla pubblicità, dalla disinformazione, dall'inganno, siamo catturati dalla falsità. Quindi verità o falsità? A voi la scelta,
e a voi la presa di coscienza. Saluto a tutti gli amici e ringrazio in particolare l'amico entomologo praticante Nino Vinci. Acquistate il miele da Nino Vinci. Saluti!